Napoli in zona rossa, quest'oggi le auto circolano, c'è abbastanza gente nelle strade, ma ci sono anche i controlli di polizia serrati in molte parti della città e però l'attenzione è massima anche per quella parte che non si vede, che è soprattutto a rischio, quella parte di società, di economia, è a rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata che sfrutta la camorra in particolare, sfruttano il disagio, sfruttano l'emergenza del lockdown, sfruttano la crisi economica. Noi abbiamo sentito il prefetto di Napoli, Marco Valentini, lo ascoltiamo insieme, poi a voi la linea. La rete, quella che gestisce lo spaccio e tutte quelle cose lì, si adatta. Infatti, nel primo lockdown, la Guardia di Finanza ha intercettato pure la consegna della droga a domicilio con i corrieri postali, cioè attraverso praticamente le funzioni esistenti. E poi c'è un altro tipo di criminalità che è quella che sfrutta le chiusure e il lockdown. Sì, quando c'è una situazione di crisi economica per la criminalità è un vantaggio perché la criminalità dispone di capitali, A Napoli che succede? quindi succede che gli settori più a rischio, per esempio la ristorazione e il turismo a Napoli, siano particolarmente, quindi alberghi eccetera, siano particolarmente esposti alla possibilità di essere preda di cessioni di aziende, cambi di assetti societari. Perché in un momento di crisi chi porta i capitali può avvantaggiarsi acquisendo aziende e la Guardia di Finanza sta facendo un ottimo lavoro di prevenzione su questo.